Bentrovati nel pomeriggio di Finanza Now, parentesi quella che dedichiamo alle criptovalute, sempre più importante per cercare di interpretare quelli che sono i movimenti in questo asset sempre più chiacchierato e discusso. Noi però lo commentiamo con chi possiamo chiamare esperto e allora lo saluto subito, c'è anche un ospite speciale oggi, ma intanto salutiamo Mattia Spanghero. Bentrovato Mattia. Buongiorno Giulia, bentrovati a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti. A te, buongiorno, e salutiamo il nostro ospite Andrea Vignola che oggi insomma ci darà modo di approfondire ancora di più la nostra mappa per aiutare i nostri telespettatori a interpretare quello che sta succedendo nel comparto cripto. Mattia. Assolutamente, ampliamo un po' il raggio d'azione delle operatività dopo aver fatto vedere le lens sui metaversi con Michele Bordini, che peraltro è qua e vi saluta, e saluta tutti gli ospiti collegati. Ciao Michele. E oggi vedremo una strutturina, un'operatività che abbiamo aperto ieri, anzi, onor del vero, hanno aperto ieri, però io supervisionavo, preparavo da mangiare. Comunque abbiamo. È un ruolo importantissimo anche quello, eh? Cioè senza l'energia anzi, non è che possono produrre queste. Assolutamente, ragazze. Assolutamente. E quindi oggi la delineeremo. Perché? Perché questa struttura, se mi dai l'ok, spiego anche il perché, riportando un po' di notizie. Vai pure Mattia, raccontaci tutto. Abbiamo deciso di mettere il focus su Ethereum perché? Perché siamo in una fase in cui la genetica di quello che è il progetto sta cambiando perché si cerca di passare al proof of stake. Ora, non voglio creare allarmismi di nessun tipo, ma semplicemente portare una visione. Questo cambio reca in sé un rischio, una specie di bomba inesplosa, perché qualora non dovesse andare in porto il proof of stake, potrebbe essere non rosea la situazione. Uniamoci a questo il fatto che ci sono alcune realtà su DeFi un po' scricchiolanti, quantomeno diciamo sotto stress, quali per esempio Celsius che ha ricevuto un'offerta diciamo da parte di Goldman Sachs, e anche qua dietro le quinte possiamo pensare che Goldman Sachs preferirebbe, come penso ogni istituzionale, comprare anche un buon prezzo di sconto, e qui ci sono un po' di insidie. Motivo per cui abbiamo deciso di correre ai ripari. Lo scenario al momento, secondo me, è una gran opera di marketing da parte della Foundation di Ethereum, perché fondamentalmente continua a non esserci il proof of stake, è un po' di anni che dicono che arriva, non sta arrivando, e loro diciamo fanno vedere questi piccoli traguardi verso il proof of stake come dei passi importanti, però a tutti gli effetti la milestone non viene rispettata. Quindi queste incognite fanno sì che determinati soggetti istituzionali potrebbero temporaneamente allontanarsi. C'è anche da dire che se tutto andasse in porto, magari entro la fine di quest'anno, a quel punto Ethereum diventerebbe un asset che non ha l'impatto ambientale ed energetico che ha Bitcoin. A quel punto lì potremmo vedere la rinversione dei capitali, dove determinati soggetti, magari esposti anche su Bitcoin o altro tipo di cripto, proof of work, potrebbero dire bene, allora iniziamo a mettere parte dei capitali istituzionali su qualcosa che ha un determinato impatto energetico ambientale commissionale di un certo tipo. Nell'attesa è giusto non escludere lo scenario di vedere Ethereum sotto i 1000 e a determinati prezzi. Quindi prima di passare la parola ad Andre e vi spiegherà cosa abbiamo fatto a livello di struttura di opzioni put su Ethereum, quindi un'opzione put vuol dire scommettere al ribasso, quindi guadagnerò se compro una put, guadagnerò se il prezzo del sottostante scende. Su Ethereum al momento il valore degli Ethereum immessi nel contratto di deposito per il 2.0 ha raggiunto i 12,960.000 spicci Ethereum, equivalenti oggi a 15,7 miliardi di dollari. Quindi è chiaro che ci sono aziende e attori dietro al progetto di un certo tipo.
ovvio che dobbiamo tenere in conto che chi vuole continuare ad entrare in questo progetto, comunque a cercare di raccogliere i cocci della DeFi, lo farà a un certo prezzo, ma non è uno scenario certo. Poi, per quanto riguarda invece BTC, il buon Michael Saylor, visto che era un po' leggerino di Bitcoin, ha ben pensato di acquistare altri 480 Bitcoin per un controvalore di circa 10 milioni di dollari, media carico 20.817. Al momento hanno in pancia circa 130.000 Bitcoin, prezzo medio 30.660. E anche qua c'è da dire, l'istituzionale magari un po' meno gasato rispetto alle ultime volte, però il suo cipino continua a metterlo. Questo mi fa pensare che non siamo un abbandono del settore, non siamo neanche a una ripartenza, anzi tutt'altro, però c'è da considerare le azioni che fanno determinati soggetti in certe aree di prezzo e le azioni che magari il piccolo trader si rabatta ogni giorno per dare una collocazione, quando molte volte basterebbe stare alla finestra e rispettare, certo, i piani. E poi, Giulia, ultima cosa, ieri, diciamo, essendo qua appunto in 3-4 del team, visionando alcuni video degli youtuber che io uso come contrarian, hanno, più di qualcuno diceva, allora riparte, sta ripartendo il ciclo long, sta ripartendo, e loro ho detto, quando due o tre di loro dicono questo bisogna dargli le contro, perché se no si rischia. Abbiamo fatto bene, perché ovviamente il mercato è sceso. Quindi io direi, lascerei la parola al buon Andre, che vi spiega molto come volentieri fare un sacco di soldi con queste put su Ethereum, no? Invece molto, ci partirà in fatto. Molto volentieri, sai che io sono sempre aperta a sentire nuove strategie, nuove prospettive, quindi Andrea, ti ascoltiamo con tanta attenzione. Bene, ciao, tanto ciao a tutti, vi saluto, sono ovviamente un membro del team, un trader, e appunto oggi volevamo condividere con voi una parte di operatività ovviamente basata su quello che ha appena descritto Mattia, ovvero su una visione che potrebbe effettivamente modificare repentinamente e con forza appunto il prezzo specialmente di Ethereum, perché se insomma questa rivoluzione della blockchain continua a ritardare, potrebbe essere visto molto a ribasso il valore di Ethereum, quantomeno in un tempo medio breve. E quindi cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di integrare appunto la struttura complessiva con queste put, perché appunto, come diceva Mattia, ci permette di vendere, ci dà la possibilità di vendere a scadenza il sottostante, comunque il controllore del sottostante, ad un prezzo determinato da noi. Noi abbiamo coperto tutto un range di prezzo molto basso, cioè molto basso rispetto ad oggi, comunque che va da $500 di strike price fino a 800, con scadenze le più corte dai 15 giorni fino ai 2 mesi di scadenza. Cioè, chiaramente, Giulia, non è detto che l'esercitiamo, però dire comprarla adesso out of the money a questo valore scende, per dire, da ieri sera si è già apprezzato del 10% con una discesa, poi in area 700 magari si chiudono, però comunque hai fatto per 4, per 5, per 6, cosa che shortando magari Ethereum Tether, per dire, Ethereum dollaro, hai dei costi margin, ma quello puoi fare, cioè non è che con $500 che shorto di Ethereum riuscirò a fare per 10, anche se va a 700, con $500 di put ben allocate, e a quel punto sì, posso fare anche più di per 10, iniziano a essere magari $5,000-$6,000 che dall'altra parte non faresti mai in caso di discesa. Un po' questo era questo è anche un po', insomma, vista la situazione, vista l'analisi di quello che sta succedendo, per prepararsi eventualmente poi un cuscino sulla quale appoggiarsi o da utilizzare nel momento più opportuno, perché ovviamente siamo in un momento di ulteriore modifica, perché stiamo vedendo questa lateralizzazione, insomma stiamo vedendo dal punto di vista
dell'analisi di quello che succede sul comparto una situazione che ci suggerisce di agire forse diversamente da quello che stiamo facendo abitudinariamente. Quindi sicuramente questo è uno spunto, questo non significa fare questo o non fare niente. Copiare alla cieca, assolutamente. Esatto. Assolutamente, hai fatto bene a specificarlo. Tra l'altro il fattore impattante a livello numerario è che noi abbiamo già lo stop loss insito nel capitale, sì. Quindi diciamo mettiamo 400-500 dollari a testa, se va lì al ribasso la possibilità è di farne 5, 10, 15 mila indifferente, ci parte su quello che abbiamo su exchange, guadagni in controvalore, abbiamo perso 500 dollari a testa, quindi il rapporto risk reward chiaramente è conveniente. Qual è il prezzo? Studio, capire dove, come, i conti, le greche, gli strike, tutta una serie di cose, e per questo abbiamo gli experts. Molto bene, molto bene, molto bene. Allora Andrea, io direi, insomma, questa è un po' un vademecum che può essere utile, ovviamente da valutare qualora qualcuno vedesse come voi la stessa ipotesi realizzabile. Invece se vi spieghiamo, dimmi. Gli spieghi la strutturina? Sì, di scadenza. Sì. Abbiamo impostato le scadenze con gli strike, ovviamente equilibrate gli strike price, con l'obiettivo in realtà anche un po' più speculativo oltre che di copertura, sì. Perché col mercato che cala e avvicinandosi allo strike price ci aspettiamo che un apprezzamento delle opzioni, quindi ricollocarle. Se così non fosse, appunto, come diceva Mattia, fa tutto parte di un bilanciamento complessivo della struttura, avendo in exchange un certo tipo di valore già posizionato in Ethereum, quindi in questo caso non va a incidere. Esatto. Se invece dovesse rilevarsi questa realtà, questo scenario di un forte deprezzamento di Ethereum, con quello che potremmo estrarre col valore che potremmo estrarre dalle opzioni, andremo in un certo senso a coprirci ed eventualmente a riposizionarci con prezzi di carico notevolmente inferiori per una visione di lungo termine che rimane ovviamente quella che abbiamo. Bello, molto interessante. Abbiamo lavorato su Deribit con le opzioni, che è una piattaforma assolutamente performante. Che grazie a Mattia e al team di CryptoHub conosciamo. Poi noi, Giulia, facciamo divulgazione per i vendi che ascoltano, non pigliamo un euro da nessuna delle piattaforme. Ah no, certo. Non viviamo di rep. Questo lo diciamo, come va tanto di moda, no? No ADV, noi non facciamo ADV. Ah sì, esatto. Noi no ADV. No ADV, esatto, e neanche RefLink, anzi sì. Paghiamo noi commissioni. Abbiamo diviso in più strike. Esatto, abbiamo diviso in più strike, 500, 700, 800 come prezzo di strike appunto, e delle scadenze che variano da 15 giorni le più vicine fino a 2 mesi, fino alla fine di agosto, le ultime che saranno a scadenza. Ovviamente questo tipo di opzioni non è esercitabile in anticipo, bisogna portarla a scadenza oppure rivenderla sul mercato appunto di Deribit. Sono di tipo europeo, esatto. L'interesse non è sicuramente arrivare a scadenza, però comprando un'opzione out of the money a 1100, quello che sia, costa poco. Cosa abbiamo pagato? 12, una, 13, sì. Esatto. Decine di euro. E dovesse arrivare sui 7-800 e magari 2 giornetti prima della chiusura va 5-20-5-40, va in the money, quelle lì prendono fuoco, possono farti un per 10, per 15, insomma, quindi vedremo. Va bene, allora avremo un buon primo esperimento. Esatto, avremo di che parlare. Allora a questo punto la potremo commentare però a fine estate, ad agosto sostanzialmente, questa strategia. Assolutamente, se te non va a 5.000 probabilmente lo commentiamo da sotto un ponte. Bene. Se no, no, scherzo, anzi. No, era una battuta. Comunque Finanza Now ci accompagna nei nostri primi passi, come lo zio ai battesimi. Avete visto le prime due land, la prima struttura di Puzzo Ethereum
in diretta, perciò adesso dovremmo fargli venire anche noi c'eravamo, mi manca il tuo cripto matrimonio, però ci arriveremo, il tuo, anzi, meta matrimonio, ma arriveremo anche a quello. Ma sì, ma manca anche a me, Giulia, non ho ancora fatto, quindi No, quando no, 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 assolutamente, assolutamente. Io sono semplicemente qui a dire che sono pronta a essere testimone del metamatrimonio. Ormai ho seguito tutte le tappe di CryptoHub e non solo, anche della tua vita, Mattia. Va bene, benissimo.